il CAR di Guidonia, il Centro Agroalimentare di Guidonia. Vediamo come fare al meglio la nostra spesa. Partiamo con il pesce, quelli più convenienti, più a qualità e anche il prezzo, sono le acciughe dell'Adriatico e le pannocchie del Mediterraneo. Passiamo subito alla verdura, i cipollotti rossi di Tropea e in arrivo anche i piccoli frutti italiani, questi sono i più convenienti. Guardate, qua ci sono anche gli asparagi che continuano ad essere sul mercato. Passiamo adesso alla frutta e siamo alle arance, alle patate, ai limoni, che sono quelli più convenienti e quelli che si trovano sul mercato più spesso. E adesso tornate Parioli, andiamo a Cascio, dove ci attende Rossella Sancilli. Allora, continuiamo la nostra campagna sulla sicurezza stradale trasferendoci da Rossella Sancilli in diretta. A te, Rossella. Buongiorno Mariella, buongiorno ai nostri telespettatori. Purtroppo la nostra campagna non riesce a sfondare ancora, dobbiamo segnare sulle nostre strade. Come i ciclisti, l'altra sera un ciclista in via Casilina, zona Centocelle, 35 anni, ha avuto un incidente contro un automobilista che dopo l'impatto si è fermato a prestare soccorso, ma poco dopo il ricovero l'uomo è morto. Così come non c'è stato nulla da fare per un pedone investito proprio sabato scorso da un automobilista sulla via Ostiense. Insomma, fermare questa strage sulle strade si deve. Stamattina siamo, come avete visto, insieme con gli uomini e le donne della Polizia Locale di Roma Capitale, che sono impegnati da alcune settimane proprio a fermare gli atteggiamenti errati, gli atteggiamenti sbagliati di automobilisti, pedoni, ciclisti, motociclisti. Fermare la strage, dicevo, loro ci provano con i controlli. Nel primo trimestre 2019 140.000 verifiche. Comandante Fedele, la sicurezza sulle strade, verifiche come questa mattina qui in Piazza Euclide, per contrastare le abitudini che mettono a rischio le persone. 92.000 persone in 3 mesi guidavano l'auto senza assicurazione. Siamo a questo. Sì, ci sono anche molte centinaia di migliaia di controlli che abbiamo fatto, anche relativamente alla revisione, sono anche maggiori rispetto all'assicurazione. Per quanto riguarda quei 92.000, significa 92.000 veicoli sequestrati, perché senza assicurazione scatta la sanzione accessoria. Altre infrazioni, soprattutto rispetto agli attraversamenti pedonali? Sì, solo il radiomobile, mettendo in campo due pattuglie al giorno, almeno due pattuglie al giorno solo per questo tipo di servizio. Ha sanzionato 1.800 veicoli. Cioè ci sono state 1.800 persone in 3 mesi che non hanno dato la precedenza sulle strisce pedonali. Sì, un po' meno, perché questo dato attiene anche alle soste sugli attraversamenti o sugli scivoli, tutto ciò che comporta l'insicurezza stradale, quindi la sosta d'intralcio che diventa sosta pericolosa. Quindi 1.800 sanzioni in pochi mesi. Grazie comandante Fedele. Naturalmente questa mattina complice il lungo ponte Pasquale, 25 aprile del 1° maggio, questa piazza è veramente silenziosa e poco trafficata, però poco fa è stato multato proprio un signore, un automobilista. Queste strisce non le ha rispettate, anzi arrivava anche a tutta velocità. Alfredo Giordani, vicepresidente della Consulta Cittadina per la Sicurezza Stradale, insomma anche i controlli possono servire a fermare questa strage, ma non è tutto. Sicuramente, sicuramente siamo ancora nella fase comunicativa con l'evento di oggi, presto passeremo alla fase operativa, quindi ogni municipio avvierà almeno 4 giorni a settimana di controlli. Noi ci servono queste fasi per comunicare, sensibilizzare che la fretta sulle strade è un lusso che non ci possiamo permettere, può costare la vita delle persone, può costare 160 euro di multa e meno 8 punti sulla patente, quindi avviciniamoci con cautela alle strisce. Grazie Alfredo Giordani, e allora per ora vi lasciamo qui sulle strisce, che naturalmente queste su via Cividini non somigliano per niente a un attraversamento pedonale, come tantissime strisce pedonali della nostra città non si vedono, ma questo non significa che gli automobilisti non debbano fermarsi. La linea allo studio. Grazie, grazie Rossella, cioè devono vedere. Rossella, allora tra poco, e adesso andiamo subito al nostro TG con Roberta Mello.